Benvenuto sul mio canale YouTube, o bentornato o bentornata se ci sei già stata o già stato. Questa è la prima puntata del 2023 di domande e risposte. Io sono Pierpaolo Cavagna, questa è una nuova puntata di Storie di ordinaria pedagogia. Questo blocchettone di fogli sono domande che mi sono state poste dai colleghi in queste ultime settimane. Sono 5, quindi adesso andrò un po' di corsa e proverò a rispondere a tutte le domande. Partiamo da Alberto, che mi scrive: sono in dubbio sul percorso formativo per diventare un educatore a tutti gli effetti. Ho una triennale in sociologia e ho avuto esperienza come operatore richiedenti asilo per quasi un anno. Vorrei ora lavorare in una comunità per minori in stato di disagio, minori stranieri non accompagnati o in comunità terapeutiche, per esempio minori psichiatrici o tossicodipendenti. Per una maggiore, diciamo, versatilità e quindi poter lavorare in più ambiti, sempre come educatore, è più auspicabile avere una laurea in educazione professionale sanitaria, riabilitazione LSNT2, oppure in scienze dell'educazione L19? Un laureato in educazione professionale LSNT2 può applicarsi anche in lavori dove in genere viene richiesta la laurea L19 oppure no? Grazie in anticipo per la risposta. Dunque, Alberto, per rispondere al suo quesito, che fondamentalmente potremmo riassumere in meglio L19 o meglio LSNT2, meglio educatore professionale socio-pedagogico o meglio l'educatore professionale sanitario, bisogna fare riferimento alle due leggi di settore. La prima è la 205 del 17, la legge di bilancio del 2018, del triennio 2018-2020, che dice all'articolo 1,594 dove può lavorare un educatore professionale socio-pedagogico. E quindi l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, che in questo momento non ci interessa, operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché al fine di conseguire risparmi di spesa nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Mentre per i colleghi di area sanitaria LSNT2, il riferimento è il decreto numero 520 dell'8 ottobre del 98, che dice: regolamento recante norme per l'individuazione della figura del relativo profilo professionale dell'educatore professionale. Articolo 1,4. L'educatore professionale svolge la propria attività professionale nell'ambito delle proprie competenze in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio nelle strutture residenziali e semiresidenziali, in regime di dipendenza o di libera professione. In altri termini, la risposta alla sua domanda è: entrambi i due profili sono sostanzialmente, a livello legale, sovrapponibili. Quindi la scelta qui risiede esclusivamente in una valutazione propria. C'è da dire una cosa: i concorsi in ambito ASL sono comunque scarsamente aperti agli educatori di area socio-pedagogica, benché ci siano, però statisticamente, numericamente, sono esigui rispetto alla grande mole. Questa potrebbe essere una limitazione, benché per legge, come le ho letto poco fa, anche gli educatori di area socio-pedagogica possono accedere al sanitario, ovviamente con funzioni socio-pedagogiche, educative. Quindi non ho una risposta, Alberto, dipende da che cosa lei sente nelle corde. Io le direi, allo stato attuale, di prendere ciò che è più conforme probabilmente ai suoi interessi di fondo. Lei è un sociologo come laurea triennale, probabilmente avrà maggiore facilità di switching sulla L19 piuttosto che sulla SNT2, ma è esclusivamente, come dire, un'indicazione che le do così a sentimento, senza una reale profondità, perché poi magari lei potrebbe dirmi no, mi fa molto meglio sanitario. Quindi la risposta alla sua domanda è questa: legalmente entrambe le figure possono lavorare in tutti gli ambiti, quindi sia i sanitari che i socio-pedagogici sono fondamentalmente intercambiabili. Nella descrizione sotto del video le lascio i due riferimenti di legge. Al volo, Stefania.
Sono laureato in scienze dell'educazione e vecchio ordinamento, come me, una collega, un dinosauro. In questo clima di totale confusione sulla mia professione mi trovo in una posizione in cui ho paura di sforare dalle mie competenze professionali. Sto lavorando da poco in un centro per i disturbi dello spettro autistico, nel quale facciamo un training sulle abilità sociali, in gruppo, dove naturalmente sono presenti un conduttore e un co-conduttore. Il mio collega tecnico della riabilitazione psichiatrica, un TERP, sa esattamente di poter fare psicoeducazione sull'emozione e social skill training, in quanto esplicitato nel suo codice deontologico. Io invece non trovo niente che mi autorizzi a condurre il gruppo strutturato di abilità sociali. È in grado di darmi delucidazioni in merito? Stefania, la prima cosa che vorrei farle notare. Psicoeducazione. Psicoeducazione. Togliamo lo psico e educazione. Ora, che un TERP faccia educazione e un pedagogista non possa fare educazione, beh, ok. Il riferimento qual è? Il riferimento è sempre quell'articolo 1,594 della legge di bilancio 205 del 17, che dice: l'educatore professionale sociopedagogico, il pedagogista, operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in maniera formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, numero 13. Cosa dice questo articolo? Questo decreto legislativo numero 16, cioè 16 gennaio 2013, numero 13, chiedo scusa. Dice: definizione delle norme generali dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Servizio Nazionale di Certificazione delle Competenze. In altre parole, definisce questo decreto legislativo che cos'è un apprendimento formale, informale e non formale. E quindi, articolo 2, definizione. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare la conoscenza, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. Apprendimento formale, apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università, e questo non ci interessa. Apprendimento non formale, apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nella lettera B, quindi sistema istruttivo classico universitario. In ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale nelle imprese. Ultimo punto, apprendimento informale. L'apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in esse hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. Quindi, Stefania, questi sono gli articoli di legge che le danno modo di svolgere le sue funzioni educative di abilitazione alle social skills, quindi le abilità socio-relazionali. Come sempre, anche in questo caso, in descrizione i due articoli di legge. E passiamo al volo a Silvia, che mi scrive: sono una coordinatrice in una scuola dell'infanzia comunale, ho una laurea triennale del 19, un corso di perfezionamento in tutor dell'apprendimento. A me questa cosa qua fa venire sempre un rash cutaneo. Ora sono anche mamma. Ho deciso ultimamente di prendere una laurea magistrale in scienze pedagogiche e per forza maggiore, lavoro e bimbo, vorrei appoggiarmi ad un'università online. Ed ecco qui le prime domande. La laurea online ha lo stesso valore di una laurea magistrale degli atenei tradizionali, tra virgolette, o al giorno d'oggi è considerata una laurea di serie B? Essendo già coordinatrice, posso ambire poi alla consulenza pedagogica o come professore nelle scuole superiori? In quest'ultimo caso si passerebbe per concorso? Ecco, Silvia, un macello di domande. Allora, andiamo un po' con calma. Le università a erogazione totalmente online sono equiparate come valore, come validità legale,
a quelle in modalità mista o in presenza. Ho fatto diversi video a riguardo, se li vada magari a rivedere, ci sono anche le pagelle. Quindi da un punto di vista formale, sì, potrebbe prendere una laurea online. La differenza non sta tanto nella forma, sta nel contenuto, ma di questo magari ne parliamo un altro giorno. Quindi, prima risposta, sì, la laurea online vale come quella tradizionale. Essendo già coordinatrice, potrei aspirare alla consulenza pedagogica? Allora, la consulenza pedagogica è appannaggio di ogni pedagogista e non solo dei coordinatori, ma fa proprio parte delle funzioni incluse nella professione di pedagogista. Quindi non è il ruolo di coordinatrice che le dà la possibilità di effettuare consulenze, ma il fatto che lei ottenga una laurea magistrale e allora potrà essere un pedagogista che eroga consulenza. Poi, riguardo al fatto di entrare nella scuola, eccetera, eccetera, beh, lì i passaggi sono sempre i soliti. Bisogna fare attualmente il TFA, bisogna passare il concorso, bisogna fare l'anno di formazione attiva, bisogna venire assegnato chiaramente a una classe di concorso, insomma, c'è tutto l'iter. La laurea magistrale in pedagogia non dà un canale preferenziale, ma è la condizio sine qua non per poter accedere poi alle docenze. E questo vale per tutte le lauree magistrali, non per quella in scienze dell'educazione e in pedagogia, ma per qualsiasi laurea. Senza la laurea magistrale non si può insegnare. Su tutto l'iter si vada a vedere un articolo che ho pubblicato sul mio blog, come si fa a insegnare avendo una laurea magistrale in pedagogia. Al volo, ultime due domande, sennò che questo video diventa enorme. Pasqualina, che mi scrive una cosa interessantissima. Sono un'educatrice professionale e mi piacerebbe aprire un'attività con altre due colleghe. Piccolo problema, Pasqualina, non mi ha indicato che profilo hanno le due colleghe, quindi io ipotizzo che siano altre due educatrici. Non mi ha neanche scritto che tipo di educatore professionale è. È l'SNT2 o sociopedagogico? Non lo so. Comunque. Vorremmo aprire un'attività mista. La mattina vorremmo fare i micronido, il pomeriggio ludoteca, ma non solo. Ci piacerebbe organizzare anche centri estivi, supporto scolastico, supporto alla genitorialità, organizzare laboratori, corsi per bambini, portarli in piscina e tante altre cose. Aiuto. Ma abbiamo un problema, come possiamo unire tutte queste cose in un'unica formula? Come fate a farle più che a unirle in un'unica formula? Chiedo questo perché bisogna aprire un'unica partita IVA. Ogni partita IVA ha un codice Ateco e a quanto pare non riusciamo a capire come inquadrare l'attività. Cosa ci consiglia? Grazie, cordiali saluti. Allora, qui il problema non è il codice Ateco della partita IVA. Qui il problema è che la domanda è proprio mal posta. Cioè, voi che in realtà volete creare, volete fare uno studio associato tra professionisti e quindi ognuno di voi dovrebbe avere una partita IVA. Da educatore. Volete fare una cooperativa sociale? E allora è la cooperativa sociale ad avere una partita IVA. Oppure volete fare una SRLS, una società a responsabilità limitata semplificata, e allora è lì la SRL che ha una partita IVA. Insomma, dovete definire questa cosa. Per rispondere alla sua domanda, io le direi, visto che siete in tre, che avete anche più o meno abbastanza idea di cosa andare a fare, io vi consiglio di aprire una SRLS, una società a responsabilità limitata semplificata, il cui capitale va da un minimo di 1 euro a un massimo di 10.000 euro. È molto interessante come formula associativa perché facendo le corna, toccando ferro, questo è alluminio ma va bene uguale, facciamo finta che sia ferro, doveste fallire, che brutta roba da dire, non rispondete col vostro patrimonio individuale, ma col patrimonio della società. Esempio, avete versato 10.000 euro, quindi 3.000 euro a testa, 3.003. Fallite, rispondete con quei 3.300 euro di investimento, oltre a quello basta, non vi può chiedere niente nessuno. La SRLS vi dà modo però di gestire tutto questo pacchetto di servizi in una maniera molto plastica e facendo quel gioco di entrate e uscite.
Perché qui penso che voi dobbiate anche acquistare dei materiali, affittare delle strutture, gestire una parte burocratica, una parte economica, avere dei beni strumentali, dei beni materiali. Ecco, tutte queste cose in regime forfettario, se aprite una partita IVA individuale, sono degli oneri che vi cascano in testa, non potete detrarre niente. Dovete trovare una formula dove a ogni spesa corrisponda a un investimento che vi dia modo di rientrare di una parte di ciò che avete speso, classicamente almeno l'IVA. Quindi la SRLS semplificata vi dà modo di fare questo. Le altre formule sono molto più complicate. Io non so, Pasqualina, se le ho risposto su questo, però chiaritevi l'idea su questo punto. È fondamentale. Trovatevi un commercialista esperto in libera professione che vi possa dare indicazioni precise sulla gestione e vi segua in questa fase di startup. Questa cosa è fondamentale, se no veramente rischiate di infilarvi in un cespuglio di schiaffi e uscirne veramente con le ossa rotte. Non fatelo, investite del tempo prima perché ci sia qualcuno professionista che vi possa dare una mano a chiaramente supplire alle vostre carenze organizzative, gestionali, economiche, di gestione economica, che esulano dalla nostra formazione specifica. Ultima email, Carlotta. Molto interessante anche questa. Ho letto il tuo articolo su quale inquadramento contrattuale mi spetta dal mio blog, nel quale esaustivamente, in modo molto chiaro, definisci la posizione sia dell'educatore sia del pedagogista. Grazie. Avendo a riferimento il contratto delle cooperative. Storicamente, mi scrive Carlotta, il pedagogista a partire dal DPR 761, stiamo parlando del Cenozoico, è stato collocato nel profilo sanitario atipico, acquisendo contrattualmente nelle ASL la posizione di dirigente sanitario atipico. Stiamo parlando veramente qua degli anni 80, forse primi anni 90, perché oramai di dirigenti sanitari con profilo atipico non ce ne sono più. Ci sono i vecchissimi colleghi che non erano neanche laureati in pedagogia, ma in altro, e facevano i pedagogisti, a esaurimento fisico e psicologico, oltre che dal punto di vista pensionistico. Sapevo che questa condizione era ad esaurimento, per l'appunto lo è, dal momento in cui sono state emanate le varie norme che, a partire dalla legge 4 del 2013, hanno provato a regolamentare la posizione delle professioni senza un albo professionale. Mi chiedo, e mi chiede, lavorando in una struttura sanitaria, ammesso che chi è già in organico da tempo e debba restare nel ruolo di dirigente sanitario atipico, oh, chiedo scusa, ho letto malissimo, mi chiedo, lavorando in una struttura sanitaria, ammesso che chi è già in organico da tempo è e debba restare nel ruolo di dirigente sanitario atipico, cosa accade per un nuovo assunto? Ci sono dei riferimenti normativi o contrattuali attuali chiari? Grazie. Allora, Carlotta, giusto? Sì, la collega si chiama Carlotta. È una domanda, che non dobbiamo porci, Carlotta, per un motivo molto semplice. Il pedagogista non verrà mai assunto allo stato attuale all'interno delle schiere della ASL, perché semplicemente i concorsi per dirigente sanitario non vengono fatti più, a meno che non vengano fatti direttamente per figure, non tanto che abbiano un albo, quanto sanitarie. I dirigenti sanitari attualmente devono avere un profilo prettamente sanitario. Il profilo del pedagogista è un profilo, per così dire, ibrido. È un profilo bastardo, se mi passate l'etimologia molto poco fina. Quindi non verranno semplicemente assunti. Tra l'altro, oggi, oltre alla legge 4 del 2013, che giustamente lei ha citato, c'è la famigerata legge 205 del 17, che chiaramente dice, non mi ricordo in quale dei commi all'articolo 1, uno degli ultimi, se anche si acquisisce il titolo di educatore professionale socio-pedagogico con un corso di riallineamento, e questo vale anche per i pedagogisti però, questo non dà modo, non dà adito a una modifica di posizione contrattuale oltre a quella già assunta, perché il legislatore ha teso a stabilizzare i posti, ma non a far sì che non se ne aprano di nuovi, che non ci siano avanzamenti. Quindi anche questo è molto interessante.
Non risponde direttamente alla sua domanda a livello legale, però risponde a livello generale rispetto a quello che è il pensiero del legislatore. Quindi, Carlotta, i colleghi che hanno una laurea in pedagogia e lavorano nel sanitario come dirigenti atipici verranno fatti andare in pensione e temo proprio che quel canale d'ingresso sarà totalmente precluso. Non ci saranno più altri pedagogisti che lavorano come dirigente sanitario fino a che la legislazione non verrà chiarita, quantomeno. E soprattutto fino a che non si deciderà il pedagogista a quale ministero debba afferire. Se al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca o al Ministero della Sanità. Questa è una roba che io dico da decenni a questo punto. Bene, grazie mille se siete rimasti con me fino ad ora in questo video che spero non sia diventato un fiume di parole lunghissimo. Vi ringrazio nuovamente, se vi è piaciuto fate quelle solite due o tre cosettine classiche che per me sono un grande supporto. Un like, commenti sempre graditi, attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi upload e ci vediamo prossimamente con altri video. Grazie mille e buon avvio di anno a tutti!